con l'ultimo canestro realizzato da Ngo Ngiak e finisce così quindi a San Martino degli Upari col punteggio finale che vede il Fila perdere col Passalacqua Ragusa 54-69. Ci dispiace molto di aver perso una partita che secondo me era alla portata. Mi dispiace che, di non aver potuto guidare la squadra fino alla fine, però ci sono stati degli episodi che secondo me erano un po' così non chiarissimi, però a scanso di equivoci la partita onestamente l'ha vinta Ragusa. Complimenti a Ragusa, noi non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo giocato la loro partita ed è stata una partita complicata fin dall'inizio, fin dal principio, con percentuali molto basse, quindi questo ha inficiato sulla possibilità di vincere oggi. È chiaro che dobbiamo prendere come punto di riferimento questa partita per cercare di fare delle correzioni importanti. Ci vuole grande lucidità in palestra, grande determinazione, grande voglia. Abbiamo due partite assolutamente da vincere, credo che non si possano sbagliare, non possiamo permetterci di giocare con livelli di intensità mentale e fisica come questa partita, ma dobbiamo essere determinati per portare a casa le partite, le prossime due, e non sperare che gli altri perdano per garantirci il quinto posto. Il quinto posto ce lo dobbiamo meritare, siamo meritatamente quinti per le vittorie, dobbiamo finire quinti meritatamente per delle vittorie. In particolare le prossime due non saranno facili, ma credo che siano il preambolo ad un discorso playoff che potrebbe aprirsi e magari darci delle grandi soddisfazioni. Yeah, today game it was a tough game, but we were out there playing 5-on-8. The refs wasn't giving anything our way, but we have to learn to fight through adversity when it comes our way. I mean, it's no excuses just because the refs wasn't giving us any fouls. We just got to learn to fight through the adversity and get the job done. I think we can for sure win the next two games and then get ready for playoffs. We just got to get our bodies and minds right for playoffs and like end the regular season on a good note so we can start the playoffs on a good note. Oh, you know, it was great getting a VIP for this season. I didn't think I was going to really get it, but, you know, it was a great thing, and I appreciate all the fans and everything here. The fans are, like, the best fans in the whole league. Like, this is the best gym to play in. The crowd is just an amazing environment here, and I appreciate everybody for supporting us throughout the whole season and throughout my whole 3 years since I've been in San Martino. Sì, effettivamente affrontavamo la corazzata che conosciamo molto bene. Purtroppo è andata come è andata. Parlare degli arbitri non è nel nostro stile, non è nel nostro modo di fare. C'è stato sicuramente qualche errore arbitrale, ma capita, sbagliano le ragazze e sbagliano anche gli arbitri, per cui alla fine insomma ci può stare. Però devo fare i complimenti alle mie ragazze, hanno giocato con grande determinazione. Per quanto riguarda la serata VIP, è una serata veramente sempre molto molto bella. Parlavo prima con il dirigente del Ragusa e lui si è proprio emozionato a vedere questa cosa, per cui lui diceva: beh ragazzi, forse avrete perso questa partita, però alla fine le partite vere, quelle con le famiglie, quelle con le ragazze, con le giovanili, con tutta questa cosa, ci hanno fatto veramente i complimenti. Quindi forse abbiamo perso sul campo con Ragusa, ma avremmo vinto con questa serata veramente bella.